Riprende da Ortona la corsa dell'Aquila, un primo tempo opaco e poco concreto a cui fa seguito una ripresa determinata nella quale confeziona in soli 5 minuti l'1-2 che regola un Ortone volitivo che però deve arrendersi al maggior tasso tecnico della squadra di Massimo Epifani. Gli highlights di Galvano Coppa, andiamo a vedere cosa è successo sul rettangolo di Ortona, l'angolo rosso-blu all'ottavo di Marchionni, la testa di Brunetti, legno traversa, palla viva per Di Norcia che manda altissimo, da lì una serie di corner sull'ultimo dei quali si avventa Marchionni il cui shot viene intercettato da un giallo-verde. La pressione degli ospiti sembra essere costante ma discontinua e l'Ortona quando può riesce a distendersi e si vede come al quarto d'ora con apertura di Palmariciotti ed intervento sotto misura di Dium che non trova lo specchio. Ancora Ortona, 10 minuti avanti, D'Alonso vince, palla a Diarra, prende campo e sferra un destro potente che si alza sopra la traversa in dirittura di arrivo. Gioco non proprio granché, si è giocato giovedì, lo ricordiamo, al 32esimo Dium viene fermato in offside al momento del tiro e stessa sorte per Sciba 5 minuti dopo. Vola Pelusi al 40esimo su Sarrizzu da calcio franco, intanto si fa male Carbonelli che lascia per Dercole ed il primo tempo può chiudere lì. Avvio di ripresa, tamburi battenti in area ortonese dove maglie giallo-verdi, Pelusi, qualche mano proibita ed un po' di fortuna negano per due volte a Marchionni la gioia del gol. È un'Aquila più determinata e decisa che raccoglie subito i frutti. 13esimo tocco di mano di Miccoli, la signora Cristina la raspata è lì ed indica il dischetto. Scavetto, Marchionni e portiere fuori uso, 0-1. Che fosse un'altra storia nella ripresa lo si capisce dal raddoppio 5 minuti dopo, assist di Sarrizzu e bella girata di testa del neo acquisto Sciba che così timbra alla prima presenza. Le difficoltà di andare a conclusione giallo-verdi sono il segno evidente della supremazia aquilana che viene pertanto legittimata anche da questo dato tecnico. Al 26esimo Dercole prova il piazzato poco convinto e si vede, mentre sulla sponda opposta Squadrone prova a cercare la porta. Orgia di cambi, ricordiamo che si è giocato giovedì a 6 minuti dal termine, gli ospiti potrebbero arrotondare lo score se Santirocco, servito da Dercole, non avesse fallito sotto porta una clamorosa palla gol, ma il terzo gol è solo rimandato di 3 minuti. Lo sigla Mantini, palo, rete. Il tempo per la spizzata di Martelli che manca la segnatura della bandiera e il triplice fischio di La Raspata di Bari dopo 3 minuti di recupero dichiara la fine dei giochi. Mister, un primo tempo opaco, però nella ripresa in 5 minuti avete chiarito quali fossero le vostre intenzioni. Forse un po' disordinato nel primo tempo, nella ripresa molta determinazione, avete chiuso insomma la partita. Sì, ma il primo tempo ci siamo portati un pochettino le scorie di domenica, di giovedì, perché eravamo abbastanza stanchi. Poi oggi siamo partiti a rilento, non eravamo i soliti, ma forse anche merito dell'Ortona, perché bisogna anche in merito alla squadra avversaria. Secondo tempo ci siamo parlati in uno spogliatoio, abbiamo cambiato marcia proprio totalmente, abbiamo alzato i ritmi, abbiamo iniziato a portare la palla dove volevamo portarla e poi con i giocatori che abbiamo siamo determinanti e abbiamo fatto veramente un grande secondo tempo e di questo ne sono contento. Hai cambiato anche qualche uomo all'inizio in formazione appunto per far riposare qualcuno da giovedì? Sì, abbiamo cambiato qualcosa, due perché avevamo squalificati Corticchia e Bellardinelli e poi abbiamo messo Harry Sciba che è arrivato ieri per far rifiatare un pochettino anche Nicola perché viene da un tour de force importantissimo. Ho cercato di mettere più giocatori possibili freschi per cercare di affrontare questa gara, perché l'ho detto ieri in conferenza stampa, dovevamo giocare a ritmi alti, il primo tempo non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto il secondo tempo e poi sono contento anche di quelli che sono entrati perché ci hanno dato freschezza e quello che volevo oggi qui a Ortona. Allora mister, un primo tempo volitivo, vi siete opposti generosamente all'Aquila, poi sono stati 10 minuti, un quarto d'ora in cui è venuta fuori la forza tecnica anche fisica della squadra capolista.
c'è sicuramente, ci sono sicuramente dei valori diversi fra noi e loro, è innegabile, lo sapevamo all'inizio della stagione, adesso è ancora più marcata questa differenza, però non è un problema, i ragazzi sono stati super coraggiosi, hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, anche il secondo tempo dove siamo venuti un pochino meno sotto il profilo del duello, ma ci sta, è normale, potevo immaginarlo, però abbiamo comunque provato a giocare, a non stare chiusi dentro la nostra metà campo, comunque volevamo tra virgolette almeno far gol per vedere che siamo comunque vivi, e anche non facendolo penso l'abbiamo dimostrato. Sì, un buon viatico insomma per il proseguo del campionato e per raggiungere la salvezza, no? Chiaro che noi rispetto all'Aquila facciamo due campionati diversi, però se questi siamo noi le sensazioni sono buone.